Studio. Sono giorni di intenso confronto politico per le ragioni che naturalmente tutti conosciamo, non soltanto la pandemia, ma la legge di bilancio, l'aumento del deficit, l'impegno verso l'Europa per poter usufruire dei fondi del Recovery Fund. E tutto questo richiederebbe grande compattezza della maggioranza e soprattutto numeri sicuri in Parlamento a sostegno del governo. Però anche il centrodestra naturalmente ha i suoi problemi, soprattutto tra Salvini e Berlusconi. Berlusconi che ha da tempo una linea più, diciamo così, dialogante nei confronti del governo, e questo crea frizioni. Ne parliamo questa mattina con Alessio Villarosa, sottosegretario all'economia del Movimento 5 Stelle, che è collegato con noi, buongiorno, e con Lucio Malan di Forza Italia, che è invece in studio. Buongiorno, buongiorno. Malan. Comincerei proprio con Villarosa. Allora, Villarosa, voi avete approvato la manovra di bilancio, però la manovra di bilancio adesso va in Parlamento c'è bisogno di numeri sicuri, e soprattutto al Senato il margine di sicurezza del governo si è molto assottigliato negli ultimi tempi. Da qui nasce, come dire, la tentazione di ricorrere ad un appoggio, per dir così, extra moenia, a cui però voi siete contrari. Giusto? Sì, più che altro in questo momento non, a noi la maggioranza ce l'abbiamo, i numeri li abbiamo, ci siamo confrontati sulla manovra, è venuto fuori un testo dopo un lungo dibattito e soprattutto dopo altri due decreti ristori, quindi leggo i giornali anche io, leggo questi possibili appoggi, ma in realtà noi siamo, i numeri oggi ce l'abbiamo, quindi non vedo il bisogno di far entrare qualcun altro all'interno del governo. Però lo sa quanto il Senato è insidioso da questo punto di vista, sa bene che lì i voti sono pochi, questione annosa. Finora non siamo andati sotto, quindi non mi preoccuperei, non mi fascerei la testa prima di rompermela, no? Come so dire. Quindi oggi noi i numeri li abbiamo, è vero anche a volte sono, alcune votazioni sono state risicate, ma abbiamo superato anche le votazioni degli scostamenti, quindi non, nel momento in cui ci sarà un reale problema me ne preoccuperò. Ad oggi non lo vedo, soprattutto vista la crisi che stiamo vivendo, l'emergenza che stiamo vivendo, quindi sarebbe il caso in questo momento di stare tutti tranquilli e pensare al bene del paese e alle proposte che bisogna mettere in campo. Insomma, non c'è dubbio, una fiducia che, come dire, arriva insomma, quando, insomma, poi giustamente si diceva vedremo che cosa succederà, inutile fasciarsi la testa prima. Non c'è dubbio comunque, Malan, che Forza Italia è la forza di opposizione che più si è resa disponibile al dialogo con la maggioranza, no? E quindi, insomma, anche Berlusconi lo ha più volte detto, bisogna ragionare in termini, diciamo, di sicurezza del paese, dunque bisogna avere un atteggiamento responsabile. Questo però in qualche modo sembrerebbe creare degli smottamenti all'interno della coalizione del centrodestra. Di ieri la notizia che insomma, tre deputati di Forza Italia sono passati alla Lega, e peraltro con la Lega c'è stato anche quell'elemento, insomma, che ha fatto un po' sobbalzare Berlusconi, no? La pregiudiziale di costituzionalità in commissione che la Lega ha presentato contro la norma cosiddetta salva Mediaset. Ma guardi, noi non abbiamo alcuna intenzione di entrare in maggioranza, non al di là di quanto possa essere gradito questo o meno, abbiamo sempre al primo posto come obiettivo il bene del paese, il bene degli italiani. Siccome dal governo, non è un'iniziativa nostra, dal governo, a cominciare dal Presidente del Consiglio Conte, sono arrivate grandi profferte di disponibilità al dialogo, a collaborare, di cui però abbiamo visto assai poche tracce, tutti i nostri emendamenti li abbiamo visti respinti, già solo quello che vediamo in questi giorni, per legge, non così per consuetudine, per legge la legge di bilancio doveva essere presentata più di un mese fa, arriva con più di un mese di ritardo in Parlamento. E dunque il dibattito che per legge si deve fare in Parlamento, dove c'è anche l'opposizione, dove certo, ci siamo noi, viene fatto tutto all'interno delle forze di maggioranza, che non litigano, vanno benissimo, però ci mettono più di un mese di ritardo rispetto a quello che la legge prevede. Allora, di fronte a queste cose, siccome noi vediamo una politica che non ha una visione, noi chiediamo
dal punto di vista economico, perché c'è l'aspetto sanitario su cui abbiamo delle proposte, su cui naturalmente ci vuole grandissima attenzione, ma dobbiamo avere una grande attenzione all'aspetto economico, perché se falliscono migliaia di aziende, sono decine, centinaia di migliaia di persone che restano senza lavoro, a loro volta questo deprime il mercato anche dei settori che andrebbero bene, perché quando uno non lavora non spende, e per cui chiediamo una programmazione. Noi per esempio fin dall'inizio avevamo chiesto di fare subito lo spostamento da 100 miliardi, lo scostamento da 100 miliardi, cioè subito programmare 100 miliardi di spesa al di là del vincolo di bilancio. E invece ce l'avano proposti tre e mezzo. Il centrodestra prossimamente, sì, brevemente, cambierà, non sarà più quello che abbiamo conosciuto fino ad oggi. Cosa intendeva dire? Guardi, la nostra collocazione è nel centrodestra, non è certamente nella maggioranza di governo. Il fatto che noi raccogliamo quello che dal governo ci viene proposto, di fare delle proposte concrete per salvare le aziende, per le aziende ci vuole una programmazione a lungo termine, non dire magari domani la tassa che devi pagare domani la paghi dopo domani, questo non serve, le aziende rischiano di chiudere prima. E dunque noi su questa linea ci siamo, governiamo in centinaia di comuni, in parecchie regioni, insieme, questo devo dire, mi sembra che le cose vanno addirittura d'accordo, non è... Villarosa, l'opposizione tutta, in questo caso tutta insieme, dice non avete ascoltato minimamente le nostre proposte. Sta di fatto che a quelle proposte quantomeno un dialogo, per esempio il PD lo vorrebbe provare, Renzi si spinge più in avanti, parla di cose più organiche, insomma questo vi costringe a voi 5 Stelle a mettervi un po' di traverso, perché gli alleati sembrerebbero più inclini a questo dialogo. No, attenzione, guardi che il dialogo noi lo abbiamo sempre dato. Io sono il sottosegretario del Ministero dell'Economia e Finanze, ho seguito molti provvedimenti economici e ho parlato con molti deputati e senatori di Forza Italia, li ho spesso aiutati anche a portare avanti i loro emendamenti nel momento in cui eravamo d'accordo. Purtroppo è un momento molto difficile. Mi dispiace che l'onorevole Malan non venga ascoltato, il partito di Forza Italia non venga ascoltato, perché è importante che anche le opposizioni vengano ascoltate in questa legge di bilancio. Ma ho le stesse difficoltà anche io all'interno del Ministero dell'Economia e Finanze, perché in un momento di emergenza e di crisi, anche io 3 settimane fa, e trovate i miei comunicati stampa, chiedevo di fare uno scostamento di 30 miliardi di euro. 3 settimane fa. Stiamo arrivando a fare uno scostamento di 30 miliardi di euro, suddiviso una parte nel 2020 e una parte nel 2021. Ci sono molte proposte che vorrei avere il tempo per confrontarmi anche con gli altri membri della maggioranza, ma l'emergenza non te lo permette. Noi abbiamo dei DPCM oggi che ci obbligano a chiudere delle regioni all'improvviso, eventualmente a riaprirle, a suddividerle per province, quindi una provincia in zona rossa e una provincia in zona gialla. Abbiamo dovuto fare un decreto Ristori 1 per far arrivare i soldi immediatamente, e sono arrivati nel giro di 10 giorni. Stessa cosa con Ristori bis per le zone rosse, ora pensiamo a Ristori ter per le altre zone rosse. Io lo capisco che è importante avere il dialogo, ma è difficile anche all'interno del governo riuscire a parlare di tutto quello che si vorrebbe fare. Quindi io ho sempre, può chiedere ai colleghi degli altri partiti, anche dell'opposizione, come ho sempre lavorato, e sono un membro del Movimento 5 Stelle, quindi non c'è una chiusura al dialogo. Anche quando eravamo in opposizione non c'era, senza una pandemia non avevamo nessuna possibilità di parlare. Oggi noi vogliamo parlare con l'opposizione, mi impegnerò anche io personalmente, è importante che tutti si lavori insieme per appunto far arrivare più soldi alle imprese e programmare per bene questa ripartenza. Ma c'è la volontà, non c'è nessuna preclusione a prescindere. Era un po', Di Maio è stato un po' più netto. Se parliamo di compagine di governo è una cosa, ma se parliamo di collaborazione è un'altra cosa. Okay. Un'ultima battuta a Malan e abbiamo concluso il tempo, prego. No, Di Maio accennava, Di Maio ha detto mai il governo con Forza Italia. Siamo perfettamente d'accordo, su questo siamo d'accordo, mai al governo con il Movimento 5 Stelle. Noi non l'abbiamo mai fatto. Altra cosa è discutere su provvedimenti che possono aiutare l'Italia. Se c'è disponibilità, bene, questo non vuol dire assolutamente entrare nella maggioranza di governo, ma vuol dire cercare di aiutare il Paese. Però potreste votare al Senato, per esempio, la legge di bilancio se richiesto. La legge di bilancio nel suo insieme la vedo molto difficile. Ovviamente gli emendamenti che ci trovano
d'accordo, che magari proponiamo noi, ci mancherebbe che non li votassimo. È chiaro che la se... legge di bilancio alla Camera, scusatemi, solo per correttezza di informazione. No, allora, però arriverà al Senato, la vedo molto difficile perché vediamo un impianto molto debole, ma se ci sono delle cose per migliorarla, quelle cose, quel singolo emendamento, lo voteremo volentieri. Ci mancherebbe, ne proponiamo tanti e speriamo di poterne votare. Staremo a vedere che cosa succederà. Questo è lo stato dell'arte del confronto politico, speriamo che non sia un dialogo tra soli.